Benvenuti ad una nuova puntata di Inseguendo un Sogno. Oggi siamo in compagnia del cantante cilentano Emanuele Montesano e Federico Cozza, batterista. Prima di parlare del tuo ultimo lavoro discografico, vorrei fare un excursus della tua vita musicale, no? Hai iniziato a suonare pianoforte all'età di 8 anni, il pianoforte del nonno, per poi iniziare con la chitarra e il canto più o meno intorno ai 16 anni. Hai cantato in diverse band, con le quali hai aperto anche concerti di cantanti famosi, poi hai intrapreso il percorso da solista. Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo percorso? Più che altro la voglia di cambiamento dopo tante band, cercare una mia chiave personale, musicale, quindi sulle scelte, diciamo, prendo sia la parte positiva che la parte negativa. E questo comporta anche delle maggiori difficoltà, è normale, però sapevo a cosa andavo incontro e l'ho voluto fare comunque. E lavorate insieme da quanto tempo? Lavoriamo insieme da fine febbraio circa. Ci siamo conosciuti per una collaborazione che abbiamo iniziato appunto nel mese di febbraio in virtù di un contest musicale organizzato da un'associazione universitaria. E quindi tramite questo contest abbiamo iniziato a parlare del progetto solista di Emanuele, mi ha presentato il suo disco che mi è piaciuto moltissimo e quindi di lì, diciamo, è andato tutto in modo piuttosto naturale, quindi abbiamo iniziato a studiare i pezzi insieme e a preparare delle date live, insomma, una cosa più seria. Ora siete in finale a questo contest? Ora sì, praticamente la serata finale si avrà praticamente questa esibizione in piazza dove sono le residenze universitarie con tutti i gruppi del contest. E fondamentalmente è un contest basato a punteggi con una classifica. Adesso siamo fondamentalmente a pari punti con il primo posto, quindi sarà una sfida veramente fino all'ultimo giorno, diciamo. Emanuele, tu quando lavoravi nelle band hai iniziato col genere metal, se non erro? Sì, era un rock, diciamo, abbastanza vario, diciamo. Dal rock generico poi è passato, diciamo, a quello un po' più pesante con altri progetti che ho intrapreso da circa 3-4 anni fa. Poi sono finiti anche quelli e da lì ho pensato di dedicarmi più a una carriera da solista. E orientandoti anche verso il genere pop, magari? Sì, diciamo, questo essendo il primo album da solista, ho cercato di, come dire, cercare una chiave personale e ho riscoperto, diciamo, dei generi diversi da quello che era più il mio mondo, diciamo. Quindi pop rock, alcuni pezzi anche un po' più pesanti del CD, però mi sto accorgendo che lavorando ai nuovi brani sono diversi, totalmente diversi dall'album che è appena uscito, quindi sarà sempre una nuova scoperta, una ricerca di qualcosa di nuovo. Si cresce sempre. E quali sono gli artisti italiani e stranieri che hanno formato per voi un bagaglio? Allora, personalmente in questo album sento molto tipo i Placebo, gli After Hours, un po' anche Timoria. Come gusti musicali sono sempre stato legato al rock classico, quindi Led Zeppelin, Guns, Queen e via dicendo. Io ho delle influenze piuttosto, diciamo, variegate, quindi a partire anche dal country, James Taylor oppure Crosby, Stills, Nash and Young, fino ad arrivare al country moderno, Zac Brown Band, poi il pop rock, quindi anche Nickelback, il mio gruppo preferito, i Take That, in particolare gli ultimi lavori, diciamo così, dei Take That. Ho attraversato anche il mio periodo metal, come ha detto anche Emanuele nel suo caso prima, e quindi anche influenze del progressive, quindi Dream Theater, Symphony X. Quindi un discorso abbastanza, diciamo, misto. Che ma fa bene anche avere un'infarinatura, certo, generale. Certo, sono sempre convintissimo, più che convinto, che alla fine ogni genere ha una particolare caratteristica, quel pezzo del puzzle in più, diciamo così, che alla fine, messo insieme a tutti gli altri, crea qualcosa di unico, di originale e sicuramente molto interessante. Ragazzi, cosa consigliate ai giovani che si avvicinano alla musica? Allora, in primis di portare avanti i loro sogni, anche se ci sono delle difficoltà, delle avversità, perché
è giusto che ognuno di noi abbia dei sogni e li porta avanti comunque fino all'ultimo, perché comunque si sa che non sarà facile arrivare ai propri obiettivi, sia nella musica che in tutte le parti della vita. Allora, quello che mi sento di consigliare ai giovani per quanto riguarda la musica è di perseverare, quindi essere molto determinati, perché ovviamente la musica richiede tantissimi sacrifici, molti sacrifici, diverse privazioni, però quello che posso dire è che chiede 100, ma la musica restituisce 300, cioè restituisce almeno il triplo. Ciò che può dare la musica è qualcosa di assolutamente indescrivibile. Quindi continuate, siate determinati, siate decisi, che sicuramente avrete delle ottime, diciamo così, soddisfazioni poi in seguito. Il tuo primo album da solista è Origine, accompagnato da due estratti, l'ultimo dei quali Vita, il cui video sta spopolando su YouTube. Cosa ci dici in merito di questo lavoro? Sì, devo dire che sono molto felice di come sta andando e come sta viaggiando. Sono contento perché è il pezzo più triste dell'album, che mi riguarda da vicino. Sono contento che il testo arriva così tanto alla gente che io vedo molto importante, che una canzone arrivi alla gente non solo con la musica, non solo con la musicalità, ma proprio con il testo, capito? Con ciò che ho da dire. Il video è stato realizzato dalla creative di Alessandro Galtieri e Valentina Schiavo, attori miei amici di Sapri. È stata una bella esperienza, siamo divertiti molto, e ogni tanto non ti nascondo che c'erano dei momenti di tristezza, perché sicuramente rivivevo comunque i momenti in cui l'ho scritto questo brano, perché comunque risale a 4-5 anni fa, quando successe un fatto spiacevole al mio amico, e da lì è nato questo pezzo. Mi sono sfogato sul foglio stesso il giorno che accadde l'evento, diciamo. È uno dei primi lavori insieme questo, giusto Federico? Sì, fondamentalmente è stato forse il primo brano che Emanuele mi ha fatto ascoltare, praticamente, del suo lavoro di Origine, e quindi è stato la prima canzone su cui abbiamo iniziato a lavorare insieme, sì. Inoltre il fatto che tocca un po' tutti è proprio perché è attuale come messaggio, no? Sì, purtroppo se ne sentono ogni giorno di morti su strada e soprattutto di morti giovani, e quindi è attualissimo purtroppo questi temi, come i temi del disagio sociale di cui parlo sempre nell'album, insieme a tantissime altre storie. La tua musica è molto radiofonica ed essendo così incisiva, hai mai pensato di poter partecipare ad un talent o ad un festival come Sanremo? Ho provato una volta a fare le selezioni per Casa Sanremo, però essendo un brano fatto live, non avevo ancora un video pronto. Per fare alla svelta l'ho fatto proprio live, voce e chitarra, molto semplice. Invece gli altri che erano in gara hanno fatto un video molto più elaborati e via dicendo. Però se c'è l'occasione di partecipare a qualche festival per far conoscere la musica, lo si fa tranquillamente. Piacerebbe lavorarci su. Sì. Perché sempre no? In coppia, chiaramente. Sì. Ci sta Federico alla batteria, altri ragazzi che man mano stanno entrando a fare parte di questa crew, per portare in giro questi pezzi dell'album. Ragazzi, vorreste ringraziare qualcuno per il vostro percorso? Vabbè, voglio ringraziare te, soprattutto insieme allo staff, per questa occasione. Grazie. Far conoscere alla gente che magari non ha sentito ancora niente della mia musica. E ringraziare i ragazzi che faranno parte di questa avventura, come Federico. Ragazzi, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti e saluto il pubblico a casa con il videoclip Vita di Emanuele Montesano. Arrivederci. Ciao e grazie.
cose dicono, parole che mai come ora sento incredibili. Io spero che non si spezzerà un'altra vita, un altro petalo di rosa non voli via. Come piange la città quando piove, così anch'io pensando a te spengo il sole. Potrà ridarmi la